La prima domanda è d'obbligo: il segreto della tua longevità non tanto dal punto fisico ma proprio dal punto di vista della tenuta mentale, una vita di grandi sacrifici, quanto ti ha dato e quanto ti ha tolto la pallanuoto? Ma il segreto sta nel fatto di giocare per una grande società, una grande squadra e per lottare sempre per gli obiettivi più alti. Quando hai questi stimoli ogni anno c'è sempre la voglia di fare meglio, di ripetersi se possibile, quindi è questo anche un po' il segreto del fatto di rimanere sempre ad alti livelli. Grande società hai detto, allora vogliamo dire subito che la Prorecco sarà in Champions, in TV, questa è una novità importante, si apre una nuova strada probabilmente perché la Rai ha lasciato i diritti per la stagione regolare, domani avremo la possibilità e la fortuna di vedervi in diretta attraverso i nostri canali. La Prorecco però si muove sempre meglio rispetto agli altri, una questione, come dicevi tu, anche di organizzazione societaria. Ma non so se si muove meglio, sicuramente si muove bene. Questa della Champions è una ulteriore dimostrazione del fatto che c'è la voglia di promuovere il nostro sport e di fare il bene non solo della Prorecco ma della pallanuoto in generale. Saranno sicuramente grandi partite, ci sarà un grande spettacolo, il fatto che possono andare in TV sicuramente è un incentivo a seguire questo sport che merita senza dubbio più attenzione. Hai vinto tantissimo, campionati non diciamo neanche il numero, ma tanti successi anche con la nazionale. A proposito del Settebello, se tu dovessi indicare tra i portieri giovani di questo campionato un tuo possibile erede, che nome faresti? Ma guarda, è ancora presto per parlare di eredi e di chi prenderà il mio posto. Senza dubbio Marco Dell'Ungo la fa da padrone in questo momento, ci sono tanti ragazzi interessanti che si stanno affacciando in questo ruolo che sicuramente è difficile, comporta molto stress e soprattutto comporta una grande alternanza di risultati e di prestazioni. Quindi vedremo nel corso dell'anno chi riuscirà a fare un campionato sempre ad un certo livello e poi starà al mister Campagna a decidere chi sarà in grado di sopportare la pressione del ruolo in nazionale. Veniamo all'ultima domanda, poi ti lascio andare al tuo allenamento. Domani giocate qui contro il Posillipo, un Posillipo che è stato abbastanza sfortunato nell'ultimo derby, ha perso con un gol subito a pochi secondi dalla fine. Che tipo di partita ti aspetti? Ma come sempre mi aspetto una partita difficile, una partita che dobbiamo affrontare con la giusta preparazione, soprattutto mentale, perché quando viaggi tanto, noi ora veniamo da un common trainer con l'Olympiacos ad Atene, rischi di arrivare qui, il rischio è quello di arrivare scarico oppure di pensare che prima o poi le cose si risolvano. Invece quando affronti le squadre come Posillipo, la Canottieri, piuttosto che uno sport management o Brescia, devi essere predisposto soprattutto mentalmente e al sacrificio, perché le partite lo sai che arriveranno fino alla fine. La Prorecco sarà sicuramente predisposta, perché tutti gli anni si dice il campionato lo vincono loro e alla fine è così, però voi sapete che tutti quanti vi aspettano, perché battere la Prorecco sarebbe un'impresa storica, quindi questo secondo me è un ulteriore forse stimolo per voi, il fatto di sapere che ogni partita gli avversari l'affrontano come ovviamente è giusto che sia, come quella più importante della stagione. Ma sì, per noi è un grande stimolo, è un onore, è un piacere il fatto che tutti ci vedano come un punto di riferimento nel volerci battere, è una forza dal quale abbiamo sempre tratto i nostri risultati, vedremo anche se quest'anno sarà possibile farlo. Ogni anno diventa sempre più difficile, ogni anno gli avversari arrivano più vicini al batterci, per ora soprattutto in campionato questo non è accaduto, però insomma, ripeto, è uno stimolo per noi a fare sempre meglio. Grazie, allora l'appuntamento è per domani sera sul Napoleggiamo.